Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Siamo qui per la quarta puntata di FIFA 13. Giustamente giocherò sicuramente testa a testa contro qualcun altro che spero di battere. Prima di questa partita ovviamente ho giocato per allenarmi un pochettino, per riscaldarmi giusto un filino. Mi sono ritrovato con una testa di cazzo irlandese che ha fatto la testa di uovo, infatti, è proprio... ha perso 4-0 contro di me, visto che voleva fare tanto i passaggetti alla tiki-taka col Barcellona. Ha perso 4-0, infatti ci siamo anche scambiati due paroline sul live, anzi sul chat del gioco. Quindi ragazzi, che dire, volevo ringraziarvi ancora per il traguardo che abbiamo raggiunto insieme, perché siamo noi, siamo io e voi, dei 300 iscritti. Spero di arrivare il prima possibile ancora anche ai 400, ovviamente col vostro aiuto. Io cercherò sempre di migliorare nei miei video, cercherò di presentarvi sempre tutte le novità, le esclusive che escono nei giochi. Spero di poter prendermi anche sia Xbox One che PS4, ovviamente prima Xbox One e poi PS4, perché a me, io preferisco la Xbox, la Microsoft e tutto. E di che dire ragazzi, partiamo subito col gioco, quindi andiamo su testa a testa, andiamo su partita personalizzata e partita personalizzata con 6 minuti, va? Vediamo se trova subito l'avversario, raga. 30 anni per trovare un avversario. No, l'ha trovato, ragazzi. Perfetto. Allora, ok, dai. Io prendo il Real Madrid, ragazzi. Ok, dai, gestione partita. Allora, faccio vedere la mia formazione. Casillas, Fabio Coentrao, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Khedira, Xabi Alonso, Ozil, Cristiano Ronaldo e Benzema. Sto utilizzando un 4-3-1-2. E ovviamente speriamo di vincere. Partiamo subito, appena parte il tipo ovviamente. Il tipo ci metterà un bel po' di tempo, come al solito, perché c'aveva la formazione ultra preparata. Eccoci qui ragazzi, Benzema. Eccolo qui, ci prova, vuole provare il tiro. Dritto, perfetto, sul portiere. Vedo che sei un ottimo attaccante, zio. Bravo. Stavo uscendo ragazzi. Ciao a tutti gli amanti. Allora, Barcelona vs... ciao Fabio, Real Madrid. Andiamo. Neymar, ovviamente, tipo, si è già modificato le squadre. Cosa possiamo aspettarci da questa partita? Credo che le due formazioni giocherà solo con Neymar. Ovviamente, Khedira è debole. Valente la... va a cagare. Dai, torna subito, Dio santo. Cerca l'effetto sorpresa. Ozil. Lottano per conquistare. Ma niente, niente, non fischiare niente. Coglione. No, non ci credo, ragazzi. Ma questa cosa è fatta di merda, veramente. No, fatta di merda, raga. Ma cosa vuoi fare? Ma cosa vuoi fare? Ozil. Piano, piano! No, ragazzi, ma stiamo scherzando. Ma che cazzo di controllo ha? Ma che cazzo di controllo... No, dai. Grazie, grazie zio. Laggano troppo, ho visto. Dai, ma stiamo scherzando! Ma che controllo hai, coglione! Che dire? Pian piano! Prendila sta palla! E dai! Ma che cazzo, che gioco di merda! Ma va a farti fottere, va a gioco di merda. I difensori, cioè, non ci credo, io veramente. Se non attaccano gli avversari, mi si mettono contro i giocatori della mia squadra. Serve il compagno. Piano, ma dai, sei Cristiano Ronaldo e tira bene. Dio santo, ma stiamo scherzando? No. Guarda, mi sarei stupito che non avessi preso la palla, guarda. Bravo, bravo, ma va a cagare. Che gioco del cazzo, raga. Che gioco del cazzo, dai. Ma stiamo scherzando. E mi recupera, ma chi cazzo sei? Bravo. No, no, ragazzi, veramente, il gioco è veramente triste. Io cercherò di vincerla per voi, ragazzi, come al solito. Io voglio vincerle per voi le partite, non voglio perderle, perché mi dispiacerebbe troppo. Ozil. E questo giocatore ovviamente, ci mancherebbe altro.
Non è solo, hanno raggiunto i compagni a centro. Ma lo dai, ma neanche mi ha toccato. Ma vaffanculo, va. Fai le cagate, fai. No, non ci credo, non mi dà neanche i giocatori per andare a prendere la palla. Cazzo, che tristezza. Grande. Il passaggio trova il compagno smarcato. Passaggio riuscito. Dai, ma dai, foglie, fischia. Che cazzo, questi fottuti falli. Bravo, Benzema. Tutto da rifare. Ma ti chiamavano controllo perfetto. Come ti chiamavano Messi 2. Iniesta. Ovviamente partono i contropiedi, perché ovviamente la difesa non torna. Azione. Sta dietro sempre, guarda. Piano, piano, ragazzi, recuperate dopo un po'. Dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Sergio Busquets. Non andateci sulla palla. Addirittura, ragazzi. Addirittura. Cristiano Ronaldo prova ad andare via. Fiamme, che strano, ragazzi. Ma cosa pretendevate? Ma cosa pretendevate? Dai, ma cosa pretendevate? Io posso sforzarmi di fare ottime giocate, raga. Il passaggio è risultato. Poi se fanno le puttanate loro non è colpa mia. Così, se non la prendi con le mani, grazie. Ce la fai a passarla velocemente? Cazzo. No, raga, ma veramente, che schifo. Non sembra neanche il Real Madrid. E mi sta salendo anche nervoso, ragazzi. Di solito mi sale nervoso in queste occasioni. Contrasto in scivolata del difensore. Özil. Ditemi se non bisogna innervosirsi. Mascherano è veloce. Quanto Benzema. Non andateci, ragazzi. Laghiamo un altro po', visto che ci siamo. Vedremo se riuscirà a concretizzare. Piano! Piano i passaggi, ragazzi. Piano. Sanchez. Perfetto, dai che recuperiamo. Dai che recuperiamo. Salgono i compagni. Grande opportunità. Cosa? Cioè, io vorrei capire. Ma va a cagare, ma che cazzo la stai accarezzando, testa di uovo? Ma dai, e tira! Dio santo! E butta via! Ma che gioco del cazzo! Ma come cazzo è fatto? Col buco del culo! Dio santo! Marcelo. Xavi Alonso, grande controllo di palla. Palla al compagno. Salta l'uomo. Chiotta opportunità. Cerca la rete. Ma che cazzo di gol! Modric! Luka Modric! Luka Modric! 1-0 Real Madrid. Che conduce la gara. Meritatissimo. Bello. Io vorrei capire come cazzo è caduto. Vorrei capire come cazzo è caduto. È talmente una merda questo gioco che sono inspiegabili certi comportamenti dei giocatori. Dai, ma io non ci credo. Cioè, l'ho indirizzata su Cristiano Ronaldo. E su Cristiano Ronaldo doveva essere, no. Che regala la palla agli avversari. Real Madrid che ora prova a rendersi pericoloso. Che gol, cazzo, Cristiano Ronaldo! 2-0. 2-0, grandissimo. La palla schiacciata in palo, bravo. Si è infilata in rete, mettendo fuori causa il portiere. Ma vai, che cazzo fai? Passaggio. Bravo. Bravissimo! Bravissimo! Bravo, non passarla! Non passa. Lo ferma, ma non controlla. Minca, lo taglio, ragazzi, lo taglio, è la volta buona. Lo taglio. Mi sta rompendo il cazzo. Urla. Ragazzi, veramente le cuffie sono fastidiosissime queste urla. Bravo, ma sei intelligente. Intervento falloso. Se questa non è espulsione, dimmelo. Se questa non è espulsione. Ammonizione, ragazzi. Ammonizione, scusate. Sicuro, Fabio. Bravo. Bravo, Casillas. Almeno fai le puttanate e le rimedi. E metti un rimedio su questa cazzo di puttanate.
Grande! E dopo 45 minuti finta di gioco, al primo tempo 2-0 per il Real Madrid, grandissimo. Sì, hanno concesso troppo gli avversari. Che tristezza, due tiri, due gol. Il secondo tempo il Real Madrid conduce. Ovviamente ovviamente lo chiedo su Ozil, prendo la fase su chi? Cristiano Ronaldo, ragazzi. È ovvio. Grande chiusura difensiva. No, tranquillo. Il controllo te l'ha insegnato tua madre. Prova ad andare Iniesta. Dio santo. Penoso sto gioco. Cerca di fermarlo con una scivolata. Piano, dai, passaggi. E calibrateli più forte, cazzo. Scarica sul compagno. Valente la rassata. Fallo. Considera l'intervento falloso. Ah, anche ammonizione, ragazzi. Prima me l'ha tranciato da dietro. Prima che finisse il primo tempo. E qua non mi fischia. E qua me l'ammonisce per allungare la gambina. Che tristezza. Il portiere da segni di vita e blocca il tiro. Bravo Casillas. Bravissimo, te lo meriti. Grande zia. Ma dai, ma che cazzo! Ma difendete! Sono dei microbi quelli del Barcellona! Sono dei microbi! Dio santo! Calcio d'angolo per il Barça! Ancora! C'è, allucinante! Completa il passaggio! Si fa sotto! E sbaglia! Ah. L'autore dell'assist. No, perché se mi segni così veramente tutto il suo lavoro. Dai. Ovviamente, guardate un po' chi la prende, chi la spunta, ragazzi. La difesa avversaria è messa male, possono infilarla in contropiede. Ma dai, era per Ozil! Dio santo, mamma mia! Ma quanto è fatto di merda il gioco, ma quanto è fatto di merda! Non sanno fare neanche un cazzo di passaggio che chiedo. Cioè, ma veramente, che tristezza. La butto lontano a sto punto, raga. Perché è veramente pericoloso sto gioco. Bel suggerimento. Dove compagno? Manovra che viene stoppata. Ma vai a cagare. Cazzo, che dire, tre volte più grosso. Che tristezza. Iniesta. Tristezza, il nervoso mi sta salendo, ragazzi. Il nervoso. Vanifica l'azione avversaria. Bravo. Ozil. E ovviamente poi perdo la voce per queste puttanate. Ti conviene. Dai, ma la prende anche lui. Sembra di giocare contro il computer che non sbaglia un cazzo. Potrebbe scaturire qualcosa di interessante per il Real Madrid. Ovviamente, Dio santo. I passaggi sono quelli delle mamme morte in culo, cazzo. Oh, che cazzo stai facendo? E boh, blocca anche la partita, ragazzi. Blocca anche la partita. Non è solo, hanno raggiunto i compagni. Ricominciamo. Dai. Prova a tirare in porta. Ah, così impari, visto che fanno a me le puttanate, le devono fare anche a te. La difende dall'attacco degli avversari. Che strano. Che strano, raga. Dai. Grande. Cristiano Ronaldo accelera. Gioco di passaggio. Benzema ha rotto le marcature. Tenta! E il portiere Tenta! Cazzo, Victor Valdes e Balord, ragazzi, più forte di Neuer. Che cazzo di faccia di culo fai, Sanchez? Me lo spieghi? Cioè, è veramente allucinante. Queste cazzate veramente, ragazzi, fanno morire da ridere. Va. Ah. Davanti, non è solo. E voci davanti, testa di cazzo! Palla in gioco. Grande, vai! Ma va a cagare. Perché ovviamente non lo fa subito quando glielo chiedo. Dai, ma non mi va nessuno a prendere la palla. Vede il compagno libero? Fermati, guardate, ragazzi, basta che guardiate la mia difesa cosa sta facendo.
Passaggio intercettato da Xavi. Xavi Alonso, grande controllo di palla. Niente. Raggiunge il compagno. Non tira, ragazzi, non tira. Non lo so, non so più che dire. Non so più che dire, raga. Attenzione, palla fuori, poteva fare meglio forse. Sì, giocatore da 50 milioni pagato al Real Madrid, ovviamente fai tiri di merda. Vabbè, ragazzi, non ci posso far nulla. Modric. Giocatori pagati 60 milioni e passa. Invece ragazzi, ci dobbiamo accontentare delle riserve. Splendido intervento. Sceglie bene il tempo. Niente, non riescono a fare un passaggio, ragazzi. Poverini, sono, non so, sono impediti, Modric. Ragazzi. Cosa vi devo dire? Allunga il compagno. No, guardate, io l'ho chiesta per Xabi Alonso, ovviamente la fa ancora più indietro. Cerca il gol. Sfoga la sua rabbia per questa. Bravo. Questi sono i 50 milioni messi in campo dal Real Madrid, cazzo. Dai, ma che cazzo è questa cosa? Ballo di coppia, ma che palle. Almeno la partita è finita, ragazzi. E me la porto a casa. Fuori dal cazzo, che dire di merda. Passaggio top. Avrei voluto far vedere una partita più spettacolare, più gol, invece. Proprio una merda di partita. Jordi Alba, più forte di Coentrà. Sale un compagno ad aiutarlo. Non riescono a prevedere la locazione. La difesa riferma. Ha spazio, prova il tiro. Bravo Modric, bravo, hai capito. Devi tirarla proprio addosso al portiere per segnare. Bravissimo. Il migliore, ragazzi, i migliori. Pepe appoggia al compagno. Cristiano Ronaldo. Vai a cagare, Cristiano Ronaldo! Cazzo, ragazzi, cazzo, 3-0. E ovviamente il tipo abbandona. D'accordo, beh. Non abbandona. E invece abbandona, è proprio uno scarzone, ragazzi. Quindi che dire, raga? Spero che il video vi sia piaciuto. Le solite sclerate mie tipiche di FIFA 13 o di FIFA, di qualsiasi FIFA, di qualsiasi gioco di calcio. Sono riuscito a portarmi la partita a casa per 3-0 con dei tre gol veramente sudati. Alla fine sono riuscito a vincerla. Che dire, ragazzi? Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace e godetevi ovviamente, chi non sta guardando queste puntate, godetevi ovviamente Ferragosto e tutte le vacanze che ci saranno prima, tutti i giorni di vacanza che ci saranno prima di ritornare a scuola, per chi è ancora a scuola, per chi lavora, comunque sia, quando finiscono le ferie. Quindi ragazzi, che dire, ci vediamo alla prossima, ciao raga.